Allora, fino a poco tempo fa, la speranza di trovare dei riferimenti a un'attività vitivinicola qui svolta nella villa era appunto una speranza, dato il contesto ambientale del sito del ritrovamento. Abbiamo avuto delle conferme, e delle conferme interessanti, delle prove che qui la vite veniva coltivata e veniva prodotto anche del vino. La prima prova è costituita dal rinvenimento nello scarico della latrina, la latrina che stava a fianco della zona termale. Nello scarico sono stati rinvenuti numerose decine di vinaccioli. Lo studio è stato affidato al professor Marchesini, il quale ha determinato che questi vinaccioli appartenevano sia alla vite coltivata sia alla vite selvatica. Una conferma poi è venuta dalla presenza nel prefurnium, nella caldaia che era a servizio delle terme, tra il legno bruciato che abbiamo recuperato c'era anche del legno di vite. Ultima ma non meno importante conferma è quella derivata dallo studio di un'area che fa parte della parte fruttuaria, della parte produttiva. Quest'area è chiaramente un'area destinata alla spremitura dell'uva e alla raccolta del mosto, quindi diciamo che non ci sono più dubbi sulla produzione di vino in questo sito.